Partita strana e poi... No, partita sì, sicuramente strana, non abbiamo giocato una, secondo me una buona pallacanestro, soprattutto nei primi due quarti, in cui abbiamo avuto un sacco di palle perse, però nonostante questo comunque siamo sempre stati vicino a Miami, anche se siamo stati sotto di 10, comunque non abbiamo mollato, c'è stata una grande reazione, abbiamo giocato buoni spazi di terzo quarto e sicuramente un buon quarto quarto soprattutto in difesa, quindi sicuramente questo è qualcosa di positivo. Sono una squadra che rispettiamo, gioca duro, giocherà duro fino alla fine, quindi sicuramente la prossima partita non sarà facile, ma cercheremo di chiuderla. Come cambia la serie? Sicuramente sai, noi adesso abbiamo torniamo a casa a giocare e sicuramente non vogliamo farci scappare questa occasione, quindi cercheremo adesso di riposare, di ricaricare un po' le batterie per poi martedì cercare di chiudere la serie. Tu c'hai un sacco di esperienza di playoff, Sant'Antonio, come vedi il ciclo, la metamorfosi di Philadelphia, come la vedi dal punto di vista dell'esperienza? Ma guarda, ti dico, già oggi secondo me è stata una partita che comunque, nonostante siamo una squadra con poca esperienza, perché alla fine tolti me, JJ, Amon Johnson, adesso non, Bayliss, forse qualche altro giocatore, siamo comunque una squadra con poca esperienza, quindi già riuscire a vincere, secondo me, due partite di playoff contro una squadra come Miami forte e soprattutto dal punto di vista fisico è una, sicuramente una cosa positiva, riuscire a vincere due partite in trasferta. Questo sicuramente dà molta carica e appunto per questo non dobbiamo assolutamente farci scappare questa occasione di poter chiudere la serie martedì. Grazie mille.